Questo libro parla di imparare a conoscersi, ad accettarsi, ad accettare le luci, le ombre. E in questo racconto appunto si incontrano vari aspetti della propria interiorità. Uccellini, rami fitti, ombre che incominciano a serpeggiare qui e lì, metamorfosi. Fino a quando arriva il vento e con il suo soffio incomincia a portare via tutto quello che c'è di superfluo, tutto quello anche che pesava, tutte le esperienze che ciclicamente, comunque con la vita, si abbandonano. Perché comunque il vento arriva e spazza via, strattona, sconvolge anche, però nel fare questo libera da tutto quello che appesantiva, dalle consapevolezze che magari ristagnano a volte, dalle paure, dalle ansie. È comunque un vento duro a volte, quindi è anche doloroso, però è necessario per ripartire. Quando tutto sembra affollare e percuotere, è bene ricordarsi che poi passa.